Benvenuti o bentornati sul mio canale e nell'ultimo LL lunedì prima delle ferie. Oddio sì, non vedo l'ora. Oddio, come sono così esaurita. Ormai mi vedete sempre in questa stanza perché è la più piccola di casa e l'aria condizionata fredda subito, quindi almeno non devo caricare a bestia, per questo siamo sempre qua dentro. Magari a settembre ricominceremo a girare per tutta casa. Ma prima di tutto, cos'è un LL lunedì? È Letto, leggendo e leggerò, il mio aggiornamento settimanale in cui ogni settimana vi dico cosa ho finito, cosa sto leggendo e cosa leggerò in futuro. Oggi ci saranno un po' di leggerò, perché ovviamente è una sorta di TBR, di libri che spero di finire al più presto prima di partire. Così la valigia non peserà un quintale come l'anno scorso. L'anno scorso vi ho fatto proprio tutto un vloggino in cui vi facevo vedere tutto quello che leggevo durante agosto. Non so se avrò la forza di farlo anche quest'anno, ma forse ci proverò. Veniamo ai libri soltanto dopo avervi ricordato di iscrivervi al canale, attivare la campanella per essere aggiornati su tutti i miei contenuti, lasciare un mi piacino così attiviamo l'algoritmo e alla fine del video vi farò una domandina, così che possiate rispondere giù nei commenti. In più, giù in descrizione ci sono un sacco di link utili a Ko-fi se volete lasciarmi un caffè sospeso, oppure se volete comprare i libri che sto per citare attraverso il mio link di affiliazione Amazon. Se voi ordinate da lì, a me rientra una piccola percentuale, a voi non costa nulla. E veniamo ai libri che ho letto. Allora, il primo me l'avete visto leggere dall'inizio alla fine in live, ed è Lori di Stephen King. Io sapevo che l'avrei odiato, Luca sapeva che l'avrei odiato anche se mi ha tartassato per leggerlo, tutte le mie amiche che invece amano King dicevano ti prego non lo leggere perché lo odierai, ti prego non farlo perché sennò poi ne parli male. È venuto il momento di parlarne male. Quindi ragazze, skippate finché non tirerò su un altro libro e si vedrà che sto parlando di altro. Allora, ho odiato tutto, non mi piace la prosa, odio l'ambientazione, non sopporto lo splatter letto nei libri, mi fa schifo che sia molto buffo, ragazzi. Ora, io non vi posso dire a che scena stavo pensando mentre lo leggevo, però era proprio demenziale, doveva farmi ansia, mi ha fatta ridere da pazzi. Quindi no, non mi piace niente di quello che ha inserito, non mi piace la solita cosa del padre ubriacone, madre assente, morta, quello che è, sorella maggiore che si prende cura del fratello minore, mamma mia non gliela faccio più, ve l'avevo già detto quando ho letto L'isola dei gabbiani, letteralmente ho dato una stella su Goodreads, non mi è piaciuto niente. Niente, non ho mai più intenzione di venire a contatto con King, anche perché non sopporto l'horror, non sopporto leggere gli Stati Uniti, non sopporto i personaggi degli Stati Uniti, tra cui vabbè ancora alcolismo, ste rotture di scatole, il solito uomo burbero che rimane vedovo e sta da solo, Una certa, ci sono stati tipo 30 milioni di film così, io capisco che lui vuole fare i soldi e ovviamente scrive un libro ogni tot in continuazione è normale che devi buttare giù roba, però non c'è una frase memorabile di tutto il libro, se mi vedevate sottolineare dal tablet è soltanto perché stavo segnando i nomi, perché magari poteva essere importante sapere i nomi, ma neanche quello, perché alla fine i personaggi sono due, quelli da ricordare. Non lo consiglio a nessuno, cioè a meno che non siate il mio opposto, letteralmente opposto. Fine, ho finito di parlare di King. Altro libro letto, Secondo Natura di Ava Cantarella. Allora, vi avevo già detto che questo libro purtroppo è scritto male dal punto di vista dell'editoria, Questo libro me l'ha regalato Loredana Treppo, che io ringrazio tantissimo perché comunque è stato arricchente. Eva Cantarella è sempre una scrittrice appassionata e qui dentro ci sono tantissime informazioni. Però purtroppo rispetto a Dammi mille baci, che era, non dico stand-up comedy, però si avvicinava molto di più alla divulgazione che fa Barba Scura, ok? Quindi botta e risposta, delle battute, dei punti di vista. Ecco, io mi aspettavo che anche questo fosse molto più personale, mentre è una sorta di testo accademico. Questo si può studiare benissimo all'università se dobbiamo parlare del sesso nell'antica Grecia e nell'antica Roma, fino all'avvento del cristianesimo, per intenderci. Ovviamente, cioè, si scoprono tantissime cose, tipo che avevano iniziato i romani a dare una sorta di, come si dice,
legiferazione per quanto riguardava i costumi, cioè una certa non è che potevi fare proprio come ti pareva, e quelle leggi sempre più opprimenti hanno portato poi alla visione cattolica dell'oppressione, della repressione sessuale e tutto il resto. Ci sono dei pezzi anche della Bibbia alla fine dell'Antico Testamento, c'è tutta la visione del sesso anche negli ebrei e nei musulmani, quindi è davvero tanto approfondito, però io l'ho trovato tanto pesante, tanto tanto, forse anche l'argomento perché si parla anche di sesso per i piccoli, ok? In Grecia, è tutto molto ridicolo visto dagli occhi della modernità. Io ora non voglio soffermarmi tanto su questa cosa, anche perché non ne potrei parlare, ma perché per non avere problemi con l'algoritmo. Però quello che mi ha dato tanto fastidio è proprio questa visione del fanciullo, del ragazzo, che finché non ha messo la barba a posto è tipo una ragazza e quindi deve fare la ragazza. Ci siamo capiti, penso. E invece poi quando ha la barba no, perché se no poi sei omosessuale, allora no, che schifo. Va. Basita. La parte invece dell'antica Roma, ve lo dico già, è praticamente Dammi mille baci, però molto più approfondito. Quindi, se invece volete leggere soltanto della parte della letteratura, dei personaggi storici, tipo Cesare era un'enorme eccezione alla regola, alle regole romane, perché per esempio non si potevano avere rapporti con uomini liberi romani, ma potevi con gli schiavi, con gli stranieri, e però il romano doveva avere un atteggiamento violento e di sopraffazione nei rapporti. Quindi non andava bene se un romano invece aveva, cioè, non so come dirla senza farmi bloccare il video, però in genere un uomo adulto romano non poteva stare con un altro uomo adulto romano libero. È tutto molto più complesso di quel che si pensi, quando dicono no, perché i greci già avevano, erano omosessuali. No, non è vero. Cioè, è tutto molto molto più complesso, articolato, pieno di regole e di cose. Vorrei leggervi anche un pezzo di Secondo Natura per farvi capire un po' sia il ritmo che il contenuto, come è stato posto. E siamo all'Amore secondo Platone. È una parte della filosofia che si studia in terza superiore, appena incominci a fare filosofia fai subito Platone, quindi probabilmente per molti di voi parlo di cose già dette, ma a scuola a me non l'avevano spiegata propriamente dal punto di vista omosessuale. Che Platone quando parla di Eros intenda prevalentemente, per non dire esclusivamente, l'amore omosessuale è cosa nota, e una prima inconfutabile conferma viene dal Simposio. Esistono due tipi di amore, dice infatti Pausania in questo dialogo. Il primo è quello ispirato da Afrodite Pandemos. Non ho gli accenti greci perché non ho fatto il liceo classico. Ed è l'amore volgare. Esso è infatti l'amore che ispira gli uomini da poco, che amano indifferentemente le donne e i ragazzi e che amano più i corpi che le anime. Il secondo tipo, invece, è ispirato a Afrodite Urania. E a differenza del primo, non è lascivo, esso è quello di coloro che amano i ragazzi, e non è certo difficile distinguerlo dall'amore volgare. Chi è ispirato dall'amore celeste non ama i ragazzi troppo giovani, ancora privi di discernimento, ma solo quelli ormai vicini alla pubertà, e quindi all'età della ragione. Egli non corteggia i ragazzini per poi abbandonarli non appena trovi un nuovo oggetto d'amore, più desiderabile del precedente. Egli ama il suo ragazzo in modo stabile, lo corteggia con perseveranza, cerca di dimostrare in tutti i modi la serietà delle sue intenzioni. E nessuno considererà un innamorato di questo tipo ridicolo, per il suo comportamento lo biasimerà per questo. Al contrario, la nobiltà dei suoi intenti renderà nobile anche la sua volontaria sudditanza all'amato. Ora avete capito forse quando dicevo che è molto accademico e freddo, e non è da lei. Poi, io avevo detto che avrei letto Celestini probabilmente, ma questo mi ha proprio chiamato. Cioè, ha detto basta traumi, basta. Basta violenza, basta traumi, basta le scrittura così approssimativa, basta scrittura troppo pesante. Devi prendere Bertola. La cosa che mi manda ai matti, purtroppo, è che io ho letto tutto di suo e ora che ho letto anche questo mi sento orfana da impazzire. Cioè, io ho bisogno che lei scriva tipo 1000 libri. Vi prego, fate in modo che le intelligenze artificiali possano scrivere libri tipo di Jane Austen e di Stefania Bertola a pacchi. A pacchi ne voglio. Ne voglio più
di quanti ne possa leggere, perché è bellissimo. Questo è proprio come i suoi vecchi romanzi, pieno di ritmo, scattante, tantissimi personaggi, fa ridere, pieno di frasi che ho sottolineato. Ho messo una marea di post-it. Perché ultimamente sto usando i post-it al posto di scrivere i personaggi. Qual è la trama? Solo l'inizio. C'è questa ragazza che fa tutti i lavori precari, lei è laureata in filosofia, ma appunto fa dog sitter, babysitter, bla bla bla. Le viene offerto di andare in un attico a Torino, al centro di Torino, per tenere in ordine la casa, le piante e tenere vivi dei gatti. Direte, che poi succede? Tutto. L'apoteosi, raga. Non voglio dirvi nient'altro perché vi assicuro è semplicemente divertente. Se cercate proprio le letture da ombrellone, non avete bisogno di sapere altro. Ovviamente ci sono dei piccoli inside jokes sui suoi vecchi libri, cioè tipo la stessa agenzia matrimoniale di un altro libro che avevamo letto, o anche un'agenzia di pulizie, le bolle di sapone, che se non sbaglio era in un altro libro. Ora i titoli mi sfuggono. E la lampada Tiffany che vedete qui è, diciamo, il centro delle disgrazie di quello che succede a questa ragazza, quindi è bello. Io ho dato 5 stelle, era esattamente quello di cui avevo bisogno, infatti me lo sono bevuto in 3 giorni perché l'ho iniziato sabato, domenica non ho potuto leggere perché volevo finire assolutamente questo, e poi l'ho letto un pochino lunedì e ieri, che era martedì, l'ho finito tutto. Ha fatto bene al cuore, ha fatto proprio bene 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 al cuore. Ogni tanto ho bisogno di seguire semplicemente l'istinto. Ho messo da parte Menabrea perché ho pensato che in realtà probabilmente io a settembre farò un altro abbonamento di Audible, magari un mesetto, perché non so se riuscirò a leggere Via dalla pazza folla concentrata e senza audiolibro, anche perché l'avevo iniziato ed è molto palloso, molto, come è palloso anche Middlemarch, quindi a quanto pare Ilenia Zodiaco ha deciso di farci del male. Ci ha prima fatto la bocca a tutte le cose belle all'inizio dell'anno, adesso stiamo così, e poi però ci riprendiamo. Prenderemo a fine dell'anno con Virginia Woolf. Ma ad ogni modo, ho pensato, se faccio l'abbonamento, a sto punto mi tengo i Menabrea perché mi sentirò l'audiolibro di Menabrea. Sto continuando a leggere il live, vi lascio ovviamente tutte le live come al solito, dell'Atlante di un uomo irrequieto. Spero di finirlo entro luglio. Voi mi state vedendo l'ultimo di luglio, se non sbaglio. Spero di averlo finito perché voglio andare in vacanza senza questo in valigia, che non ha senso portarsi un libro che è quasi finito. Ma ancora, c'era quest'altro libro che mi chiamava da tanto, ma io ero un po' spaventata dalla possibile trigger warning, dal fatto che comunque è ambientato in Cina, e sto parlando di Balzac e la piccola sarta cinese. Dopo aver letto La Bertola, che mi ha fatto bene, che mi ha curato tutte le ferite che ultimamente mi stanno infliggendo libri su libri su libri, che non gliela faccio più a più a coltellate, ho iniziato La piccola sarta cinese ed è molto molto bello. Sono ancora all'inizio, mi avete visto leggerlo in live, a pagina 34. Questo pure spero di finirlo presto, così non lo porto in vacanza, e voglio smaltire ancora un po' più di librini piccolini, così li tolgo. Ma vi volevo anche leggere un pezzetto di questo libro perché mi sta aprendo le porte a molte cose storiche di Mao Zedong. Ovviamente a noi non è arrivato molto perché tra la censura, i libri bruciati e tutto il resto, le informazioni che sono riuscite ad uscire dalla Cina sono davvero poche. Qui ci racconta della rieducazione. Due parole sulla rieducazione. Alla fine del 1968, nella Cina rossa, il grande timoniere della rivoluzione, il presidente Mao, avviò un piano destinato a cambiare profondamente il paese. Le università furono chiuse e i giovani intellettuali, ossia gli studenti che avevano finito il liceo, furono mandati in campagna per essere rieducati dai contadini poveri. Qualche anno dopo, questa idea senza precedenti ispirò un altro leader rivoluzionario asiatico, un cambogiano, il quale, anche più ambizioso e più radicale, mandò in campagna l'intera popolazione della capitale, giovani e vecchi, senza distinzione. Io sono rimasta completamente basita. Cioè, ora voi immaginatevi che sale un dittatore in Italia e svuota letteralmente Roma. Chiudiamo le università e togliamo tutti gli intellettuali. Ma poi, cioè, i medici, se non, per non parlare degli ingegneri, serve qualcuno che ti costruisce cose, che abbia studiato. Io sono sconvolta perché non capisco il senso di questi atti. È come quando Woody Allen fa La Repubblica dei Bananas e quello sale e fa: da adesso le mutande si metteranno sopra i pantaloni.
Così, ha lo stesso identico senso per quanto mi riguarda. Sia nel 7 libri in 7 giorni, e ve lo lascio qui, sia in questo libro addirittura, io continuo a trovare Mozart. E l'ho letto anche in qualche altro stralcio, pure nella Bertola, perché pure lì c'è un personaggio che ascolta musica classica e rinomina Mozart. Quindi ho detto, è probabilmente il momento, voglio iniziare finalmente La sorella di Mozart, perché io un po' credo in questi segni letterari, cioè se tutti i libri continuano a dirmi Mozart, si vede che devo leggere Mozart. Questa è la storia vera di Nannerl, spero di averlo pronunciato bene, però mi viene sempre a dire Nannarell, che mi dirà il cervello. Non si sa, speriamo bene, perché ho forse troppe aspettative verso questo libro, voglio essere informata, vorrei essere divertita, vorrei che fosse scorrevole. Visto che ho tutte queste aspettative, questo mi spinge spesso a non leggere libri. Ci sono anche tantissimi altri libri che vorrei leggere, ovviamente quello leggerò, che vorrei leggere in questo periodo prima di partire, anche perché poi andremo in giro per capitali europee e quindi siamo in aereo, non posso portarmi i libri. Ve ne ho parlato nell'ultimo video del giovedì in cui vi avrò mostrato la mia TBR pre-vacanza e durante vacanza. E ora la domandina. Quali libri vi porterete in vacanza? Leggete in vacanza? Penso sia la stessa domandina che vi ho fatto l'anno scorso, ma è passato un anno, quindi probabilmente ci sono molte persone in più. Anche dai numeri è palese questa cosa. Ergo, la domanda è proprio questa: quali libri vi portate in vacanza? Se fate come me che leggete il più possibile prima di andare in vacanza, così ne portate di meno, oppure magari vi portate un bel tomone e basta per una settimana. E ora non mi rimane che augurarvi buona lettura.